qui un istante. Per salutarti, guardala qua. Buonasera Nanda. Abbiamo qua una poltrona, possiamo portarla qua un istante. Una grande sorpresa. Ti ha fatto una sorpresa? Sì, sei contento? Bravo, come mai? Come mai? Abbiamo pensato che ti avrebbe fatto piacere vedere Nanda. È vero, è stato il mio debutto proprio. Sì. Il mio debutto nella grande compagnia. Nella grande compagnia io presi Alberto Sordi, che allora era giovanissimo, e lo presi perché era tanto bello, mi piaceva tanto. Ero bellissimo. Avevi vinto il concorso di bellezza. È bello ancora. D'altronde ho qua una fotografia, ve la voglio far vedere, guardate. Ecco, questa è la compagnia dove si vede nel centro Nanda Primavera. Riccioli, ecco. E Nanda Primavera. Ecco, e all'angolo estremo, se facciamo una panoramica, eccolo lì, guardatelo. Era veramente bello, il nostro Alberto Sordi. Ecco. Dovete sapere che questa era una delle più belle donne del teatro italiano, di operetta e di rivista. Di fai arrossire. Veramente una grande personalità, con un corpo statuario proprio da Venere. Direi. E lei faceva veramente sognare tutti quelli che andavano a vederla in teatro, prima in operetta e poi in rivista. E io sono stato uno di quelli che ha molto palpitato con lei, perché il destino mi ha fatto incontrare Nanda Primavera proprio nella prima compagnia di riviste che io feci. Dove faceva tante cose, Alberto. Bene, il destino degli uomini non possiamo regolarlo noi, perché se potevamo regolarlo noi, io avrei potuto avere il coraggio di esternargli tutto quello che sentivo per lei, e probabilmente lei sarebbe stata così sensibile e oggi saremmo marito e moglie. Marito e moglie, hai capito. Primavera Nanda in Sordi. Sfido anche voi a indovinare quale dei due non